Dal Vangelo secondo Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, queste due piccole parabole sono due perle. Chi sono i protagonisti? Il tesoro e la perla. Questi sono i protagonisti, ciò che smuove tutto. Possiamo leggere allora questa parabola in due modi. La prima, veramente c'è qualcosa per cui vale la pena vendere tutto. Questo è il Signore Gesù, è il suo regno. È l'affare più grande che possiamo fare e quando si intuisce si scopre la bellezza. Certo, c'è anche il sacrificio e c'è da lasciare qualcosa, ma perché si è trovato il tesoro grande, la perla più bella. D'altra parte, quando uno fa fatica a scegliere, cosa deve fare? Deve lasciare, deve porre un distacco nella propria vita. Chi è incapace di scegliere? L'avaro, l'avido. Colui che vuole tutto, vuole tenere tutto, quindi non sceglie, sta fermo. Ma dall'altra parte, ecco l'altra bella notizia. Questo tesoro, questa perla, sei tu. Per te, Cristo, poiché per te valeva la pena, per te, Cristo, lascia tutto. Disposto a donare tutto, anche la sua vita, perché tu sei prezioso. Allora oggi medita questa parabola, prova a vedere se davvero Cristo per te è il tesoro e se forse c'è qualche altro falso tesoro. Il rischio è quello che noi conviviamo con più tesori e allora il nostro cuore si divide. No, invece questo Vangelo ci invita a diventare liberi. E poi contempla questo, ti invito caro fratello, cara sorella, a contemplare la bellezza che sei tu. Buona giornata.